Partiamo con Tiziano Bertella, secondo classificato del Remida Deep Stack. Complimenti Tiziano. Grazie mille. Le prime impressioni? Beh, le prime impressioni, ovviamente quando si arriva in cima a un torneo tutto è bello, l'organizzazione è splendida, sa com'è insomma, anche perché io sono uno che proprio non è mai arrivato in cima ad un torneo, per cui ovviamente sono entusiasta sicuramente, anche se non ho giocato al meglio, insomma ci sarebbe da parlarne, però la dea bendata ha fatto il resto. Vabbè, so che comunque lei ha già insomma un habitué, un frequentatore degli Shark Events, quindi è comunque sempre rimasto abbastanza contento. Sì, sì, sicuramente l'organizzazione è ottima, per carità, io sono venuto diverse volte proprio per questo motivo qua. Poi anche il casino, la location, il Perla offre delle ottime sistemazioni, insomma non c'è paragone con gli altri tornei. Però ovviamente, come le ripeto le altre volte, non è andata proprio in questa maniera. E adesso questa vincita farà sì che lei possa fare, insomma, possa fare apprezzamenti più sentiti, diciamo, del torneo. E c'è stato un momento durante, appunto, il corso di queste giornate in cui ha sentito delle belle vibrazioni? Sì, devo essere sincero, c'è stata, come posso dire, una sorta di marea quasi alla fine del day 2, dove ero rimasto veramente short. Ci sono stati 20 minuti, mezz'ora che è arrivato di tutto proprio, le cose sembravano stregate, insomma, le carte, e lì insomma è un po' cambiato il torneo. Dopo ci sono stati degli alti e dei bassi, però c'è stato, come ripeto, quella mezz'ora lì veramente degna di essere ricordata e narrata. Sicuramente, sicuramente. Com'è stato il tavolo finale? Allora, il tavolo finale, direi che purtroppo, però devo essere onesto, insomma, il tavolo finale è quello che io proprio ho giocato peggio. Non so se sentivo la tensione, forse anche l'abitudine che non c'è, diciamo, ai tavoli finali, un po' il televisivo, una cosa e l'altra. L'ho giocato male, ho avuto un gran colpo di fortuna, difatti ho scoppiato ad un giocatore veramente anche molto corretto, anche simpatico, però asso K lui, asso donna io, è uscita la donna. E ciò nonostante sono riuscito a combinare anche delle sciocchezze dopo, proprio giocando male, per cui sono tornato corto, poi sono tornato su, insomma direi che comunque questo secondo posto è sicuramente all'80% merito della dea bendata, sicuramente nel mio caso quantomeno, perché non ho avuto una condotta di gioco impeccabile, sicuramente. Sicuramente la fortuna comunque in tutte le cose incentiva. Hai perfettamente ragione, però ti dirò che io mi sono reso conto che al tavolo finale ed anche a tavoli precedenti c'era gente che giocava molto meglio di me e purtroppo ha avuto dei cooler, come si suol dire, delle mani obbligate con le quali insomma sono usciti senza sbagliare. Io viceversa, facendo anche qualche mano, diciamo, sicuramente discutibile, ho avuto la fortuna dalla mia parte. Senza questo è il bello e il brutto del poker. D'altronde tutta questa fortuna, questo successo del Texas Hold'em è anche legato a questo, insomma. Brava, hai detto proprio una cosa intelligente che secondo me forse sfugge a molti. È proprio questo, che se non ci fosse una forte componente di fortuna, ovvero se vincessero sempre i giocatori migliori, non esisterebbe un torneo come questo dove corrono ad iscriversi in 270 persone, o anche altri tornei dello Shark Bay dove si iscrivono veramente le persone a centinaia, facendo a cazzotti addirittura per le stanze al Perla, se il torneo, diciamo, fosse dominato da quei 10 forti giocatori. Cioè questi non sono gli scacchi sicuramente, e come hai detto giustamente tu, questo è il bello e forse anche il segreto del grande successo di questo gioco.
Ora con questa bella bandierina e questa bella cifra, che cosa farà? Ah, siccome ti dirò, siccome io sono estremamente estremamente famoso per i miei investimenti, pensavo di fare un bel investimento facendomi un mesetto a Las Vegas, che secondo me con questa cifretta qua proprio posso tornare bello, bianco, pulito come sono partito all'inizio di questo torneo. Sì, Las Vegas è meritatissimo, Las Vegas è veramente il sogno di ogni giocatore di poker. Beh, il sogno, sperando sempre che non si trasformi in un incubo, diciamo, però dai, no, era una battuta quella di Vegas di prima, però sai, ti dirò, io sono un giocatore abbastanza quadrato in questi termini, cioè non è che io adesso ho vinto questa cifra e penso che siano dei soldi vinti, io so quello che ho speso in buy-in a questo gioco, in buy-in anche nel cash-in, insomma. Cioè, mi rendo conto che non posso considerarli assolutamente solo dei soldi vinti, sono dei soldi che ripianano delle perdite che ho avuto, poi ovviamente è una bella cifra, insomma, per carità. Sì, però sai, non è che cambi granché se uno ha voglia di andare a farsi qualche torneo, tutto qua. Ma anche qualche soddisfazione possiamo togliercela. Ma sì, hai ragione, però dai, guarda, ti dirò una cosa, devo essere sincero. Siccome non ero, cioè soldi ne ho vinti ancora nella vita, o a questo gioco, ad altri, insomma. Però sai, la soddisfazione anche di arrivare in cima ad un torneo, anche se, come ripeto, non con tantissimi meriti, però insomma qualche mano l'ho anche giocata bene, devo essere sincero. Però sai, arrivare in cima ad un torneo dove si sono iscritti in 270 giocatori che vengono da tutta Italia, per cui gente molto motivata, insomma, e tu arrivi in cima alle zap, anche se sono arrivato in condizioni disperate perché ero cortissimo, ma questo è un'altra storia, e c'è anche questa soddisfazione, ti dirò, che è tutt'altro che da sottovalutare, insomma. E adesso con chi condividerà questa gioia? C'è qualcuno da casa che l'ha seguita? Ma no, io sul tavolo televisivo non... le spiego, siccome io non avevo proprio questa gran fiducia nei miei mezzi, non ho neanche mai preso in considerazione l'ipotesi di arrivare così in alto. Di conseguenza non ho allertato nessuno affinché guardassero, controllassero, però insomma ci sarà modo di recuperare il file in internet e di guardarlo nelle lunghe sere invernali. Anche questo è un bel ricordo, e soprattutto quindi farà una bella sorpresa amici e parenti. Sì, forse è meglio non far troppa pubblicità, perché sai, quando sanno che hai 2 lire in tasca, i parenti e gli amici si moltiplicano in modo esponenziale. Mi hai tolto la parola di bocca. Va bene, allora lo terremo tra noi. Allora le rinnovo rinnovo i complimenti da parte dell'azienda e spero di poterla intervistare prossimamente, e magari sperando che la dea bendata possa assisterla. Ti ringrazio infinitamente, spero anch'io di rivederci, comunque sicuramente con questo bankroll che mi è rientrato sarà cura, insomma, tornare allo Shark Bay, se non è Remida saranno i tornei normali di Shark, che comunque sempre un'ottima organizzazione, vale la pena comunque. Okay, grazie mille, arrivederci. Arrivederci.